Buonasera a tutti, ci sono stati problemi di audio, mi dicono dalla regia, mi dovete scusare, ma ringrazio la regia per avermi prontamente allertato per questo piccolo problema tecnico che c'è stato e voglio ringraziare tutti e dare di nuovo il benvenuto al Faris Talks, il nuovo talk show dedicato alla famiglia, uno spazio questo di conversazione e dialogo che Family Relationship International School Faris, nel suo acronimo, Scuola di Consulenza e Formazione Online, dedica all'approfondimento di temi affinché le famiglie possano essere protagoniste di benessere sociale, solidarietà intergenerazionale e di pace. Proprio di pace questa sera vogliamo parlare, purtroppo toccando ancora il tema della guerra in Ucraina. Cerchiamo di farlo anche con estrema delicatezza e in punta di piedi, con umiltà, proprio perché sappiamo che affrontando un tema così complesso il rischio di semplificare e banalizzare è sempre dietro l'angolo. Vogliamo affrontare questo tema all'interno dello spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione, che vale sempre ben la pena ricordare, ricorda che l'Italia ripudia la guerra proprio come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, e tra gli elementi che in questo articolo vengono riportati è l'importanza di assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni e di promuovere e favorire le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Dalle notizie che ci pervengono e che potete seguire anche nella nostra testata online di IB, che potete seguire online, appunto, vedete con le informazioni che ci provengono di ora in ora, abbiamo 4,8 milioni di bambini che hanno abbandonato l'Ucraina. Purtroppo in questo confronto serrato, quotidiano, costante, di fronte a un blocco occidentale che si è ricostituito, la Russia dall'altra parte, si continua a scongiurare la guerra, ma la guerra di fatto è in atto. Da una parte abbiamo lo strumento delle sanzioni, dall'altra vediamo quelli che sono purtroppo crimini efferati contro l'umanità, brutalità feroce, illegalità, saccheggi, violenze di ogni tipo. Bucha e Bulgova ne sono gli esempi più chiari e purtroppo più tristi. Ci sentiamo probabilmente, ecco, inermi di fronte a tanta crudeltà, però ognuno di noi nel proprio piccolo ha il compito di essere un portatore di pace, un testimone di pace. E Faris questa sera vuole affrontare il tema della pace, ovviamente, guardandola dal punto di vista delle donne, le donne che nelle comunità, nelle guerre, come anche nei processi di ricostruzione, che speriamo anche in questo caso potranno essere attivati presto, sono un ruolo centrale, hanno un ruolo centrale. Lo scorso mese abbiamo affrontato il tema con un'altra nostra ospite, Stela Vasluian, direttrice di IB Moldova, con tutti gli impegni che Amici dei Bambini sta portando anche in Moldova, proprio rispetto all'accoglienza delle persone, delle famiglie, dei bambini che appunto fuggono, delle madri con bambino che fuggono dalla guerra. E questa sera abbiamo un'altra ospite, Masha Shkraba, che dovrei vedere di qui a poco, ecco, nel nostro schermo. Buonasera, Masha, che è direttrice appunto di IBI in Ucraina. Buonasera e benvenuta, e grazie per il tuo tempo, Masha, che Buonasera, ci dedichi. grazie per Buonasera. avermi invitato. Buonasera Masha. Masha, tu sei stata e sei operatrice, tra l'altro in IBI, anche molto attiva sul tema del sostegno a distanza, che ricordiamo, insomma, è uno degli elementi che ha sempre contraddistinto le attività di cooperazione di Amici dei Bambini come strumento per costruire legami di pace, di solidarietà, di reciprocità. Ricordiamo anche che Amici dei Bambini in Ucraina è presente dal 1999, proprio con la fondazione Druzhe Ditey Ucraina, Amici dei Bambini appunto Ucraina. E attualmente siamo impegnati, tu in prima persona, con la Rete Ucraina per i diritti dei bambini, proprio per iniziative di assistenza in loco e di evacuazione verso i paesi limitrofi. Tra l'altro ricordiamo che appunto l'impegno di IBI è a 360 gradi sul fronte ucraino, moldavo, italiano, proprio attraverso la campagna Bambini per la Pace, che sicuramente, ecco, troverete
in sovraimpressione. Masha, la tua storia è legata a quella di molti bambini. È legata a quella di molti bambini perché io iniziamo dal fatto che io provengo da una famiglia di 6 figlie, cioè sono una di 6 figlie dei miei genitori, perciò già siamo tanti bambini e questa storia probabilmente mi ha portato anche a quello che sto facendo adesso, al mio rapporto con Aibi, che mi interessava sempre di come si può vivere rapporti sani in famiglia, mantenere le famiglie a non abbandonare i bambini, perché abbandonano i bambini, come mai che succede questo, come mai che i bambini devono vivere da soli, come mai, cioè io mi ponevo sempre queste domande. E anche io cercavo di capire anche i miei genitori. Sapendo che loro sono nati alla fine di Seconda Guerra Mondiale, mio papà è del 44, mamma di 46, cioè anche loro sono praticamente figli della guerra e probabilmente le conseguenze hanno sentito anche loro. La cosa di cui avevo paura più di tutto è che, cioè, non è che avevo paura, che mi sembrava che dopo tutto che hanno vissuto tutti queste guerre, non può succedere, non può succedere nella vita di oggi. Infatti io non credevo che succederà, non credevo proprio. Infatti, Masha, anche perché insomma fino al 23 febbraio la nostra storia condivisa era proprio in questo approccio, no? La guerra sembrava proprio impossibile, ma oggi come oggi la stessa Europa, tutti insieme ci siamo svegliati nella consapevolezza che purtroppo la guerra è in casa e nessuno immaginava che questo potesse accadere davvero e tra l'altro tutti. Ci dicevi proprio la settimana precedente, non ci stiamo preparando ad una guerra perché non scoppierà, Masha. Sì, infatti io non ho preparato nemmeno lo zaino, l'ho fatto già il giorno dopo, ma la prima cosa che ho fatto, ho mandato via la figlia dalla città, che Kiev hanno iniziato a bombardare il primo giorno, io ero a Kiev, la prima cosa che ho mandato la figlia. Poi il giorno dopo bombardamenti ho capito che la mattina dopo mi sono svegliata e ho pensato che se io resto dovrò abituarmi alla guerra ed è la cosa che non volevo. Ed ho deciso di andare via, anche se dicevo che ma non fuggirò, ma come mai? Ma guarda, ho cambiato idea. Tu stai toccando un tema, tra l'altro, che è quello dell'abitudine, no? Cioè, perché comunque da questo punto di vista, tra l'altro, il 24 febbraio, diciamo che la guerra vi ha trovato già profondamente provati rispetto a tanti problemi e alla guerra che era iniziata nel Donbass nel 2014, poi c'è stato il Covid. Ecco, qual è stato lo stato d'animo proprio all'inizio del conflitto e come si è evoluto? All'inizio è stato abbastanza tranquillo, tra l'altro, è veramente queste cose di guerra nel 2014, poi di Covid, ci hanno preparato alle cose inattese, improvvise, e che devi reagire. E in realtà tutto si è attivato, le azioni erano prese da una parte a testa fredda, dall'altra c'era molta emotività, ma poi il processo ormonale era tale che i primi 3 giorni nessuno poteva mangiare proprio, poi col passare del tempo si cominciava a riprendere, e poi non so, poi c'erano dei procedimenti proprio quelli che descritti nel subire trauma. Così, improvviso, un grave stress, del subire uno grave stress, Certo, lo stress. perché. E questo stress che tra l'altro si aggiunge anche a tutte le difficoltà che purtroppo appunto abbiamo citato, non erano iniziate già nel 2014 con la guerra in Donbass, vi ha trovato più insensibili proprio perché più abituati in qualche modo?
Non si può essere insensibili a queste cose, è proprio, non si può. Le sensazioni, i sentimenti, il dolore c'è, ma c'è non c'è quella distrazione, non c'è, cioè non è che ti prende in preavviso e non riesci a agire proprio, è rimasta la capacità di agire. E questa è stata una bella cosa. Poi la cosa più strana è che io tutto riesco, cerco di spiegare a me stessa che proprio quella zona vicino a Kiev, che hanno occupata, dove Irpin, Bucha, erano proprio le città che per loro hanno scelto i profughi da Donbass, quelli che nel 2014 sono scappati da Donbass. Per vivere hanno scelto quelle zone, hanno costruito praticamente un paradiso perché quella zona in ultimi 10 anni, in questi anni è abbellita tantissimo, c'erano tanti nuovi parchi, tante nuove case, praticamente la gente che ha fuggito da Donbass, da regione di Donetsk e Luhansk, dove è iniziata la guerra nel 2014, si sono trasferiti lì e la guerra lì come se li avesse giunta già nelle nuove case. E questa io tuttora non riesco a concepire come mai. Ma chiaro che non è solo lì, la guerra continua anche all'ovest molto forte. Lì ogni Certo. giorno ci sono dei bombardamenti, ci sono delle morti. E poi anche un po' in tutta l'Ucraina buttano un po' di bombe un po' dappertutto per tenere questa paura, proprio per tenere lo stress, per non lasciare la gente uscire dallo stato emotivo, cioè per non farla pensare, per non farla ragionare, sanamente, diciamo, con la mente sana. Tu da madre, Masha, hai prima parlato appunto di tua figlia, come hai vissuto anche, diciamo, questi momenti, le decisioni che poi hai preso, da mamma proprio? Sì, infatti la prima cosa era mandare via mia figlia, poi la seconda era raggiungerla perché è rimasta in Ucraina e sono andati in campagna, ma anche in campagna era abbastanza vicina a Bielorussia, non si può dire che era tranquillo. Per me io sono andata da lei, per più di una settimana siamo stati lì ascoltando bombardamenti, non erano troppo vicini per fortuna, ma a un paio di chilometri erano già. Cioè non era un posto nemmeno molto tranquillo. E dopo un po' di tempo, il 7, se non mi sbaglio, marzo, ho deciso definitivamente di portare via la figlia, perché quando ho sentito che ci sono già questi massacri un po', sai, ho sentito che stanno derubando case un po', poi ci sono le Saccheggi. violazioni. Io avevo tanta paura della violenza della figlia in particolare e questo è stata una decisione proprio quella che mi ha spinto di più a portare via la figlia. Infatti, come tu prima citavi, no? Avevi sottolineato il tuo desiderio di non andare via, no? Dal tuo paese, poi invece hai dovuto prendere la decisione di fuggire. Come hai vissuto questo momento? Era abbastanza difficile, però ha aiutato il marito, ci ha portati alla confine e noi a piedi abbiamo attraversato, siamo andati in Polonia. Quindi chiaramente, insomma, sono stati momenti molto, molto, molto difficili. Anche ricordarli, Masha, non è un momento semplice, mi rendo conto. E per quel poco che può valere, naturalmente tu sai che, insomma, tutta la nostra comunità ti avvicina, è vicina a te, al tuo paese, al tuo popolo, e stiamo lavorando con molta assiduità proprio affinché tutti gli operatori di pace possano contribuire a realizzare questa pace che tutti non solo aspettiamo e desideriamo, ma stiamo lavorando appunto perché si realizzi e si realizzi presto. Naturalmente la tua forza, è chiaro che le emozioni poi vengono fuori ed è anche giusto ed è Ed è importante ed è normalissimo. normale Infatti, che la vengano cosa più fuori. normale è adesso io faccio il corso di psicologia
dopo proprio questa di guerra, dello stress, e lì la prima lezione è data al fatto che bisogna esprimere le emozioni con gridi, con movimenti, con tutto quello, ma bisogna tirarli fuori ed esprimerli, Sì. non pressarli dentro. No, Eh perché sì, tenerli dentro infatti fa in Italia ho male. riscontrato un'accoglienza abbastanza molto della gente, c'è tutta l'accoglienza della gente, delle strutture è un po' burocrazia, è un po' difficile. Tra l'altro, ecco, di Beh. questo magari parleremo dopo, però, cioè, rispetto proprio a quello che tu stai portando avanti un po' anche come testimonianza di madre, di donna, di essere umano, no? Che tira fuori i sentimenti, ma nello stesso tempo è impegnato, sei impegnata quotidianamente e costantemente su tante attività, quindi non sei soltanto appunto la persona che è fuggita, ma sei la persona che in questo momento sta aiutando tante persone ad essere aiutate. Per cui ecco, è importante naturalmente che ti prendi cura di te, proprio perché chiaramente questo aiuta poi tanti altri ad essere messi in salvo. E proprio rispetto alla forza delle donne, in questo per esempio, lo ricordiamo magari a chi ci ascolta da casa, c'è Faris che mette a disposizione proprio un webinar sulla forza delle donne nella guerra che si condurrà il 18 maggio alle ore 21 con la conduzione di Maria Rosa Basile. E rispetto al tuo adattamento in Italia, tu parlavi appunto di questo poco fa, lo accennavi nella comunità, ecco, l'accoglienza, ma anche i tuoi sentimenti, quali sono stati, come ti sei trovata nell'adattarti? Per adattarmi era abbastanza difficile, nonostante io parlo la lingua, conosco Italia da 12 anni, c'è mia sorella che vive qua, che vengo a trovarla ogni anno, per me era abbastanza difficile, solo adesso comincio a ambientarmi per davvero, ma comunque io voglio a casa. È chiaro, è chiaro. Ma adesso comincio ad ambientarmi e anzitutto io sono molto contenta che la mia figlia si sente bene qua. Ha trovato molti amici, lei non parla lingua, non conosce, cioè veniva con me spesso in Italia dalla sorella. Comunque adesso si trova tra gli amici, adesso qua siamo a Mulazzano a Colti. Si trovano molto bene, adesso speriamo che va anche a scuola, proprio lo vuole fare, si trova benissimo. Sappiamo che la comunità di Mulazzano, che tra l'altro insomma salutiamo, è stata davvero di un gran cuore, no? Proprio nell'accoglienza, nella condivisione di un progetto di coprogettazione in qualche modo, per cui nell'accoglienza hanno concorso l'associazione e le autorità, le istituzioni, per cui è anche molto bello, no? Questo percorso di accoglienza diffusa, che tra l'altro è un tema questo che a livello istituzionale, AIBI ha portato avanti sin dagli anni passati, nell'ultimo decennio, ma un passaggio ulteriore in questa fase lo si sta facendo anche tra il Consiglio nazionale del Terzo Settore e la Protezione Civile, proprio per la promozione dell'accoglienza diffusa. Tu rispetto appunto all'accoglienza italiana, raccontavi prima un po', diciamo, degli elementi di burocrazia, cosa noti, cosa vorresti che si migliorasse? Anche rispetto all'Ucraina, io vedo che da noi è già tutto elettronizzato, come dire, Elettronico, elettronico, digitalizzato, sì, chiedo scusa, sì, ecco, digitalizzato. digitalizzato perché è un po' diverso. Tutto digitalizzato, cioè tutti i servizi statali in Ucraina ci sono centri di accoglienza cittadini, amministrativi, centri amministrativi di accoglienza, vieni lì. E in 5-10 minuti ti si risolve tutto, ci sono tutti i database, tutto quanto, non hai nessun problema. E si fa molto veloce ultimamente, ultimi non so, 5 anni di sicuro.
Invece qua un po' più complicato anche a fare le foto con le macchinette. Noi quando veniamo a fare i documenti non dobbiamo portare le foto in cartaceo, si fanno lì, li scattano direttamente e li mettono lì, perché già queste piccole cose sono molto importanti, valgono tanto, risparmiano energia quanto di chi lavora. Tanto chi viene a, cioè tutto il servizio, tutto il giro di servizio si facilita tanto. Su questo sì, e poi anche le procedure. Adesso se, non so se è il momento di far uscire fuori quel tema di bambini non accompagnati, accompagnati. Di famiglie accoglienti, famiglie affidatarie ucraine che sono venuti qua e non trovano il modo a, cioè devono, loro sono fuggiti per essere accolti e supportati, invece qua riscontrano il discorso di non riconoscimento del loro incarico dei genitori e affidatari e rischiano di perdere bambini, cioè rischiano di essere di essere rimasti senza bambini, cioè rischiano che lo Stato gli può dare un tutore che non sono loro. Così è Su una cosa, non so. questo è un tema, tra l'altro, tu stai toccando, Masha, molto vivo, nel senso che comunque sui territori sostanzialmente si sta riscontrando, no? Anche un po' questo timore da parte delle comunità, eccetera. Per cui sappiamo che stiamo lavorando proprio perché le autorità possano arrivare ad una configurazione anche di prassi lineare nell'ambito di quella che è la Convenzione dell'AIA del 96, che poi è il tema e la cornice istituzionale all'interno poi della quale inquadrare, no? La tutela anche di case famiglia Sì, che e vengono quello sarebbe un accompagnate. bel impegno è quello che deve fare lo Stato. Invece io parlando dal punto di vista emotivo, come un essere umano, posso dire solo che loro fuggendo da uno stress là, vengono qua e al posto di ricevere un supporto, ricevono un altro stress, già essendo in uno stato non molto stabile, si sentono ancora più stressati, perciò c'è questa cosa da risolvere e io Sì, diciamo che vorrei tanto che per chi ci sia ascolta da risolta. casa, tra le altre cose, ecco, diamo anche un ulteriore elemento anche di configurazione proprio rispetto a quello che è il tema dei bambini che sono accompagnati proprio nel caso delle case famiglia da tutori legali e quindi appunto accompagnatori che è importante possano essere riconosciuti con documentazione che naturalmente deve essere emanata dal governo ucraino e che possa essere riconosciuta nel governo italiano, ma noi siamo fiduciosi che insomma tutto questo percorso possa essere reso più lineare e più celere possibile nella certezza, naturalmente nella puntualità dei controlli che devono essere fatti proprio nel superiore interesse dei bambini, ma anche proprio per non diciamo venir meno nel valorizzare quelli che sono legami familiari che naturalmente questi bambini hanno con i loro tutori, accompagnatori, rappresentanti appunto legali, affinché che possano mantenere almeno ecco, quella certezza di quel filo che li lega alla propria identità. E rispetto appunto alle attività che ora tu stai portando avanti, quali sono? Se ci vuoi un po' raccontare, tra l'altro chi ci segue da casa mi dicono dalla regia che ci sta mandando saluti e naturalmente chi volesse può anche interagire con noi. Ponendo anche delle sue riflessioni o anche domande. Prego. Adesso stiamo preparando un intervento in Ucraina diretto. Abbiamo una nostra sempre donna ex collaboratrice di AIBI che adesso ritorna ad essere attuale, Mila, che stiamo discutendo la partenza di un'attività ludica di animazione proprio a Kiev e magari in qualche altra città. Adesso stiamo partendo con il discorso di Kiev, ma anche lì è difficile organizzare perché adesso c'è poco trasporto, cioè ci sono tutte queste condizioni
che dobbiamo prendere in considerazione anzitutto la sicurezza. Il tema della sicurezza è importante, il tema anche degli operatori sul territorio che possano agire in condizioni sicure, no? È importante proprio anche che ci sia questa attenzione sul territorio perché naturalmente tanti bambini appunto possano essere messi nelle condizioni, anche se nella difficoltà, però di avere un qualche briciolo di sicurezza e serenità per continuare ad essere bambini. Certo, in questo momento è molto molto difficile, ma questi spazi sicuri sarà importante appunto attrezzarli e predisporli. E da questo punto di vista naturalmente, Masha, noi continuiamo a seguire tutte quelle che saranno le attività, anche perché sono costanti. H24 naturalmente, qui mi preme salutare e ringraziare proprio anche insieme a te tutti i collaboratori sia in Ucraina, sia in Moldova, sia in tutte le sedi italiane, a partire dalla Lombardia, che stanno mostrando davvero un'attenzione e una dedizione di un impegno H24 proprio affinché, come dicevamo prima, la pace possa essere un traguardo non di lungo periodo. Cioè, auspichiamo che, insomma, i tempi possano essere davvero più abbreviati possibile. Vorrei fare a te, se posso, la stessa domanda che avevo, se mi posso permettere, e ti chiedo già scusa se magari è troppo difficile rispondere, però avevo posto anche a Stella Vasluyan, da IB Moldova, una domanda specifica: se tu potessi parlare a Putin e porre nel cuore di Putin un pensiero, quale sarebbe? Stavo pensando molte volte cosa avrei detto, però a dire niente, magari li guarderei molto, 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 molto a fondo dove si trova la sua anima ferita per capire come si può farla guarire. Perché secondo me tali cose può fare solo una persona con l'anima molto ferita e che non vuole riconoscerlo. Metto anche un tema, appunto, entri davvero nell'animo, no? Umano, perché chiaramente tanta brutalità, tanta morte, chiaramente non può essere portata da un'umanità che in qualche modo si è risolta. Tu dici giustamente entrare nella sua anima ferita. Tra le altre cose, insomma, siamo proprio nella settimana santa, e quindi insomma ricordiamo anche le parole del Santo Padre, no? Che auspica una tregua, che tutti auspichiamo naturalmente, ma nonostante tutte le difficoltà il percorso sia in salita. Io, Masha, vorrei chiederti anche: quando, immaginando che la guerra sarà finita, cosa farai? Torno a casa, abbraccio mio marito. Spero di farlo anche prima, cioè io spero comunque e continuare a vivere vita serena perché ho appena imparato a vivere vita felice e normale, perché visto che stiamo parlando è un programma di rapporto, proprio di scuola di rapporto, io questo a scuola ho fatto per 12 anni di matrimonio. Dopo 12 anni ho imparato a vivere serenamente con il marito, rapporto felice, e però ho dovuto andare via, così appena finisce la guerra, continuo a vivere vita serena in famiglia. E continuerai appunto ad impegnarti naturalmente per tutti quei bimbi che, tra l'altro, insomma, lo ricordiamo in questo percorso ventennale con l'associazione, sono state supportate tante situazioni, tanti bambini fuori dalla famiglia all'interno degli istituti. Ricordiamo nel distretto di Sviatoczynski, se non sbaglio si pronuncia così, Sviatoczynski, proprio a Kiev, no? Avevamo appunto il progetto proprio di supporto ai bambini di Chernobyl. Poi sono arrivati progetti sempre più importanti e significativi nel corso degli anni, anche progetti multicountry in collaborazione con la Moldova, proprio focalizzati al percorso di deistituzionalizzazione di bambini e ragazzi che appunto vengono accompagnati nel percorso di uscita dagli istituti. Prego, Masha.
Dimmi. Abbiamo fatto anche un bellissimo progetto sulle formazioni delle famiglie affidatarie. Siamo state, AIBI è stata una delle prime ONG in Ucraina che ha fatto avviare proprio questa forma di accoglienza per, nei limiti. Cioè, parlando di deistituzionalizzazione, siamo stati uni dei pochi allora chi ha fatto formazione sulle famiglie affidatarie, chi parlava di case famiglie, e adesso proprio l'Italia che non riconosce famiglie No, affidatarie qua, è una cosa. assolutamente, assolutamente no, 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 no. Masha, pian piano, naturalmente l'Italia riconosce, naturalmente anche da un punto di vista legislativo, insomma, l'affido è uno strumento importante di tutela dei bambini fuori dalla famiglia e chiaramente anche rispetto, ecco, al tema dei bambini sia accompagnati che non accompagnati, insomma, questo strumento ci sono appunto leggi specifiche che andranno, sono rispettate e andranno rispettate anche in questo caso, e quindi l'importante è lavorare ecco, scendere nella pratica dell'affido, dell'accoglienza diffusa, dell'affido di prossimità, proprio per una integrazione, no, comunitaria in cui sia proprio la comunità che si prende carico insieme alle famiglie, alle istituzioni e alle associazioni di fare in modo che proprio l'affido sia questa fiducia, questa reciprocità e questa vicinanza che poi porta anche all'integrazione. Tante sono le tematiche, no? Immagino anche, insomma, il tema dell'integrazione scolastica. I bambini in questo momento, per esempio, so che dall'Ucraina sono state aperte le piattaforme anche per la didattica a distanza, vero? Sì. E quindi, insomma, però nello stesso tempo ci sono appunto bimbi che stanno frequentando in Italia all'interno delle classi, per cui, insomma, il tema è sicuramente quello anche dell'integrazione, dell'inclusione, della comprensione, della reciprocità e anche della crescita e dell'arricchimento, no? Di due culture che hanno la possibilità in questo momento, certo triste, però anche di avvicinarsi e di conoscersi sempre di più e sempre meglio. Da questo punto di vista, io, ecco, volevo intanto ringraziarti moltissimo per la nostra chiacchierata di questa sera, e sicuramente, insomma, pian piano ci porterai altri aggiornamenti con Amici dei Bambini, insomma, possiamo seguire tutti gli aggiornamenti che ci saranno anche del laborioso impegno quotidiano proprio per la sicurezza dei bambini, per la pace, per il diritto dei bambini alla famiglia, alle relazioni familiari. Da questo punto di vista, ecco, volevo ringraziare nel salutarci e ricordare la campagna appunto Bambini per la Pace, per chi vuole sostenere tutte le attività che stiamo portando avanti e tutte le operazioni appunto che sono in corso in questo momento. E vorrei ringraziare anche il nostro gruppo di lavoro, e c'è Diego che ti scrive complimenti, Masha, ai suoi complimenti aggiungiamo anche i nostri. Ringraziamo appunto nell'augurare buona serata a tutto il gruppo di lavoro, come dicevamo prima, Maria Rosa Basile, nuova arrivata, Marco Carretta, Diego Moretti, Davide Pellini, Massimiliano Meloni e Cristina Riccardi. Naturalmente grazie speciale alla Fondazione AIBI, proprio per lo spazio che ci concede di approfondimento come il momento di questa sera. Augurandoci appunto una buona Pasqua, davvero all'insegna del pensiero della pace, ricordiamo a tutti, Bambini per la Pace, seguiteci e stateci vicino perché ne abbiamo tanto bisogno. Grazie mille e buona serata. Grazie. Grazie.